La Fiat dunque riprende il nome tipo, non pensate alla vecchia tipo degli anni 80, questa non c'entra niente, è una vettura completamente diversa, è un'auto molto trasversale perché ha dei prezzi d'attacco da segmento B. Come impostazione può essere un segmento C, le dimensioni invece sono decisamente da miraglia, pensate che ha le stesse dimensioni della prima Lancia Tema, che tutti ricordiamo come un grande e importante ammiraglia. Ha una gamma motori piuttosto semplificata, ha solo due motori, due allestimenti, come ho detto prezzi d'attacco che in realtà non sono bassissimi, sono bassi però se vengono giudicati alla luce della dotazione che invece è piuttosto ricca. E soprattutto ha tanto spazio dentro, si viaggia comodamente in 5, un bagagliaio decisamente grande. Adesso andiamo a provarla, promette comfort, prestazioni brillanti, andiamo a vedere come va su strada. Proprio grazie alle sue dimensioni abbondanti, la nuova Tipo è di fatto destinata a diventare l'ammiraglia della gamma Fiat, visto che la Fremont è prossima al pensionamento. Per ora è disponibile solo con carrozzeria 3 volumi e 4 porte, ma in primavera arriveranno anche la 2 volumi e la Station. I centimetri, come anticipato, abbondano anche per la testa e le gambe di chi sta dietro. Sul divano si sta piuttosto bene anche in tre e il bagagliaio è a livello di una BMW serie 5, per intenderci. Non proprio da BMW sono invece la qualità e le finiture degli interni. Le plastiche sono per lo più rigide, il tessuto dei sedili è soprattutto robusto e pratico. Al contrario, il design di plancia e cruscotto è curato e ha qualche spunto di raffinatezza. Ma d'altra parte i miracoli non li fa nessuno e se la Fiat Tipo ha un prezzo d'attacco di soli 12.500 euro, a qualche compromesso bisogna pur scendere. Si tratta per la verità di una manovra promozionale e la cifra crescerà a 14.500 entro qualche mese, ma anche allora la Tipo continuerà a rappresentare una delle proposte più intriganti nel rapporto tra prezzo e dimensioni. L'allestimento Opening Edition è già completo di clima automatico, sensore di parcheggio posteriori, radio con Bluetooth e cerchi in lega da 16, ma nel più ricco Opening Edition Plus si aggiungono navigatore con schermo touch da 5 pollici, sistema audio da 220 W, telecamera posteriori, cerchi da 17 e cruise control. Nel primo caso sono disponibili sia il poco ambizioso 1.4 aspirato da 95 cavalli, sia il moderno 1.6 turbo diesel da 120 cavalli, che invece è l'unica opzione per la Tipo Plus. Questo turbo diesel è ben collaudato, ricco di coppia, regolare nell'erogazione e permette prestazioni più che adeguate per un'auto da famiglia. La Tipo turbo diesel è confortevole, anche se il motore alza un po' la voce sopra i 3.500 giri, composta tra le curve e infonde una sensazione di rassicurante stabilità e guida rilassante, nonostante lo sterzo un po' poco sensibile.